Buonasera, intanto ringrazio il professor Vacca della presenza e ringrazio tutti gli intervenuti. E ringrazio Vacca anche per qualche motivo per cui poi ci dobbiamo anche un po' scusare di questo malinteso, cioè non malinteso. Scusa tutti e due. Tutti e due, è stato proprio che non ci siamo capiti. E torto nostro forse è stato non provvedere una settimana prima un contatto per conferma, diciamo, e quindi ci siamo... Avevamo segnato la stessa data, perché io avevo segnato uno e lui aveva segnato. Esattamente, parlando delle cose, quindi adesso è inutile che ci vediamo al botto per vedere chi ha ragione e chi ha torto, insomma. È andata così e quindi c'è stato questo malinteso, mi dispiace che ha creato qualche disastro, insomma, no? E forse anche un po' di sbandamento organizzativo, insomma, questo penso pure di sì. Vabbè, comunque detto questo, direi il tema che oggi abbiamo di fronte è un tema vasto, forse troppo, e anche come è stato la tematica è stata impostata, insomma, per il titolo stesso, affronta, diciamo, tocca il tema importantissimo della globalizzazione nella maniera più vasta possibile, insomma, ecco, io quindi penso che dobbiamo certamente, noi abbiamo a cuore anche una prospettiva per il nostro paese, insomma, cioè il 3 dicembre scorso, il prossimo, abbiamo un incontro sul welfare e quindi dobbiamo anche individuare, cercare, contribuire a individuare, a chiarirci le idee su come l'Italia deve uscire da quella che probabilmente è un impasse, insomma, un impasse che ha parecchie aspetti, troppi veramente, il tema è veramente troppo vasto per poterlo completare. E Beppe Vacca ha scritto un libro nel 96, 20 anni dopo, il titolo un po' evocativo di un marziano, diciamo, 20 anni dopo il 76, 20 anni dopo il cuore degli anni 70. Io credo che proprio negli anni 70 riposano, ci sono le basi dell'inizio di quel processo che è detto di globalizzazione. Sono gli anni in cui non solo nel 71 si smantella il sistema di Bretton Woods e il fatto che il dollaro fa agio sull'oro e che quindi gli Stati Uniti in qualche modo sono la banca mondiale. Il che prevede un mondiale, per modo di dire, mondiale significa che riguarda i paesi sviluppati, perché poi c'è il mondo sottosviluppato, il terzo e il quarto mondo, diciamo, il secondo è quello comunista ovviamente. Beh, negli anni 70, non solo nel 71, gli Stati Uniti mettono fine a questo, ma mettono fine a questo sistema perché c'è una reazione da parte dei paesi del sottosviluppo. È il primo segno forte che abbiamo avuto sulla nostra pelle, dico abbiamo per chi ha la mia età ovviamente, è stata la cosiddetta crisi petrolifera, che abbiamo chiamato crisi petrolifera, credo sbagliando, perché si trattava di un'esigenza profonda del terzo mondo, del mondo arabo in particolare, di riequilibrare i rapporti con il mondo occidentale. Vacca dice nel libro 20 anni dopo, è la ragione di scambio che deve cambiare, cioè il mondo occidentale ha potuto creare politiche di welfare, ha potuto vivere in condizioni di benessere come ha fatto in maniera sovradimensionata perché ha utilizzato le materie prime a basso costo, il petrolio innanzitutto, ma non solo il petrolio. Beh, il 73 pone fine a tutto questo. Noi, chi può essere che per età compreso in questo noi, ricordiamo le città, la Domenica Chiuse, le attenzioni a non consumare la luce, addirittura se restava un pullman col motore acceso, pare che ci arrabbiavamo, qualche finestra illuminata di troppo, e questo è il momento in cui il terzo mondo reagisce. E l'America sa reagire, gli Stati Uniti, perché iniziano una politica che non è più quella che prevede vari bacini a condizioni diverse, il mondo sviluppato, il terzo mondo, con ragioni di scambio da sfruttamento, cioè col prezzo imposto in maniera, se vogliamo usare il termine, neocolonialistica. Ma
La visione che nasce è quella di unificare il mondo intero, accettare la richiesta che viene dal mondo arabo, le esigenze, e unificare il mondo intero nell'ambito di un mercato mondiale. Tutto questo costringe i paesi europei a una revisione dei propri assetti istituzionali, non tanto, economici fondamentalmente, per noi poi si trattava anche di un aspetto istituzionale. E abbiamo cambiamenti, perché gli altri paesi sono politicamente organizzati in forma fisiologica, vorrei dire, noi forse patologica. È chiaro che un po' tutto il mondo sviluppato ha utilizzato dal piano Marshall in poi, dal 47 in poi, la spesa pubblica, ma da questo momento i liberisti da destra, la sinistra riformista dall'altra, sanno portare a una razionalizzazione del sistema. La Thatcher, Reagan con i loro metodi, Tony Blair, i paesi scandinavi con i loro. Anche i paesi scandinavi hanno dovuto modificare qualcosa nel welfare negli anni 80, ma si è fatto, in Italia no. Ecco, l'Italia è rimasta il paese che ancora non solo politicamente non ha queste due linee di tendenza politica strutturate come direzione del sistema nel suo complesso, neoliberista a destra e riformismo chiaro e moderno a sinistra. L'Italia è ancora, abbarbicata una politica di welfare che allora non si è saputo cambiare, un welfare fondato non sui risparmi e sulle utilizzazioni che nascono dalla razionalizzazione, ma fondato sulla spesa pubblica. È un welfare distributivo, non redistributivo. C'è un welfare che cade a pioggia su tutti quanti e non cambia i rapporti tra i ceti sociali. Quindi non è un welfare mirato a cambiare i rapporti sociali. Il welfare comunque in Italia ha fatto pure grosse cose. Quegli anni erano gli anni, diciamo, in cui la situazione avrebbe dovuto cambiare, e sono anni di fatti straordinari in cui le esigenze di rinnovamento si manifestano in 100.000 maniere, non ultimo nel 76 il Partito Comunista che si chiamava Partito Comunista ha il 34% dei voti alle elezioni del 76, c'è una spinta formidabile che le forze politiche allora non riescono a raccogliere, e le vicende, il compromesso storico, eccetera. Terrorismo, l'assassinio di Moro, su cui abbiamo fatto l'ultimo incontro la volta scorsa, e poi l'esigenza di cambiare la legge elettorale, le istituzioni per avviare un sistema diverso. L'Europa ha portato qualche contenimento, diciamo, nel debito pubblico, ma stiamo ancora qua a litigare per l'Alitalia, insomma, no? Che io vedo proprio in maniera emblematica, insomma. Lì c'è uno scontro di mentalità, di culture ultracorporative, che sono in grande, in maniera più rappresentativa, la rappresentazione di quello che è il paese, una somma di corporazioni, e da cui né da destra né da sinistra si riesce a venire fuori, si riesce a imporre un sistema di utilizzazione razionale delle risorse pubbliche e private su cui fondare una politica che è insieme di benessere e insieme anche di giustizia sociale. Per cui oggi, per esempio, il nostro paese si ritrova a trovarsi in questo campo, in questo mercato globale, nelle condizioni di chi è poco competitivo come paese sviluppato nei confronti degli altri paesi sviluppati, perché ha la palla al piede di questa irrazionalità del sistema nel suo complesso. Non solo quattro regioni in mano alla delinquenza organizzata, che è la cosa più grande, ma anche la corruzione diffusa, anche una mancanza di coscienza civica nell'utilizzazione delle pubbliche risorse, e a destra, a sinistra, linee politiche
non diciamo tendenti all'utilizzazione complessiva delle risorse in maniera razionale. E quindi è destinata l'Italia a soccombere di fronte a paesi, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Spagna stessa, che hanno diversamente saputo organizzare le loro risorse. E può soccombere contro la Cina, l'India, il Brasile, le tigri asiatiche, perché questi utilizzano risorse che noi non abbiamo. Un operaio pagato 100 euro in Cina, no? ogni anno in Cina 20 milioni di persone si spostano dalla campagna alla città, passano dalla quasi fame alla possibilità di vedere qualche soldo e qualche piatto a tavola. Se la Cina non mantiene i livelli di sviluppo che ha, questi 20 milioni di persone che si ritrovano sulle piazze di questo regime comunista a porre come di fronte ai caporali e al caporalato la loro forza lavoro giorno per giorno a centesimi, proprio a bassissimi prezzi, e la Cina, se non mantiene questi livelli di sviluppo, vede addirittura compromessi la propria capacità di mantenere il consenso, ma nello stesso tempo, diciamo, ha una marcia in più rispetto a noi, che queste cose per fortuna non le possiamo fare, per non parlare poi dell'utilizzazione selvaggia della natura stessa, dell'ambiente e tutto il resto. Ecco, allora ragioniamo stasera sulla globalizzazione come natura, come sistema, come storia. Forse un riferimento anche al nostro paese è opportuno farlo. Forse anche cercare di toccare, e io lo chiedo a Beppe, qualche punto su cui c'è ancora qualche remora, qualche giudizio falsato a mio avviso. Mi ha molto colpito quando stavamo qui la volta scorsa a parlare di Aldo Moro, in contemporanea c'era un convegno alla provincia sulla globalizzazione. Non so dire che discorso si sono fatti. Le recensioni che ho letto sui giornali da parte di sindacalisti della CISL che hanno anticipato e seguito quell'iniziativa erano di critica feroce alla globalizzazione. Ecco, qui anche Berlinguer la globalizzazione l'ha vista dal nascere come un male capitalistico che si diffondeva sul mondo, e oggi nella sinistra, in tanti strati, forze politiche, questo risentimento verso la globalizzazione, causa, fonte di ingiustizia, di sfruttamento, eccetera, ci sta. Però poi teniamo presente che negli ultimi 20 anni 100 milioni, chiedo scusa, un miliardo di persone sono passate dalla fame alla possibilità di nutrirsi in maniera pressoché, diciamo, stabile. Un miliardo di persone. È vero che oggi quelli che hanno ogni giorno a che fare con la fame, che non sanno se mangiano o no e in che maniera quando si alzano al mattino in quel giorno, sono lo stesso 800 milioni, gli stessi che erano 20 anni fa, ma l'umanità è aumentata di un miliardo di persone, di quasi un miliardo di persone, che hanno potuto non cadere nel numero degli affamati grazie allo sviluppo enorme. D'altra parte basti dire che un terzo dell'India, un quarto della Cina, se non di più, un miliardo e 300 milioni di persone hanno livelli di vita europei, per dire che tutto questo da parte delle forze democratiche non può essere visto come un male, io credo, da parte sindacale anche, almeno pure da parte delle forze democratiche. Però ecco, su questo punto forse vorremmo anche da Beppe sentire qualche indicazione preziosa. E su un altro, e chiudo, nel 92 venne fuori questo famoso articolo del giapponese, come si chiama? Fukuyama, esattamente, di Fukuyama, sulla fine della politica, la fine della storia e la vittoria definitiva del liberismo. Lo Stato pare che doveva appannarsi, perdere le sue funzioni, e il liberismo andare alle forze del welfare, le forze della sinistra, perdere campo insieme allo Stato, perché lo Stato è lo strumento del welfare, e perdendo lo Stato spazi, le politiche di welfare avrebbero perso spazi. Onestamente, dopo tanti anni,
possiamo dire che questo non è stato. La stessa Europa non mi pare che abbia appannato le funzioni dello Stato nel complesso. E né mi pare che le politiche di welfare siano a livello europeo perdenti o non si siano sapute di innovare e trovare nuove forme. Il problema è per l'Italia, questo sì, insomma. Ma in generale nel mondo queste cose, questi timori non si sono avverati. E lo Stato in verità non mi pare abbia poi perso chissà quanti compiti anche nell'Italia stessa. Ecco Beppe, io mi sono permesso, tu me l'hai chiesto prima, e mi sono permesso di dirti qualche bisogno da cui è nato questo incontro, ma ovviamente vogliamo sentire da te il panorama che ci saprai fare e forse vogliamo, se possibile, sentire da te non un nuovo libro, non i 20 anni dopo, quel bellissimo libro che hai scritto nel 96, riferendoti al 76, ecco, fai conto che devi scrivere il 32 anni dopo e vedi, fai il punto oggi per il nostro paese e per il mondo su questo tema. Allora, io mi do compiti molto più limitati. Quando abbiamo discusso il titolo da dare a questo incontro alcuni mesi fa, nell'agenda politica quotidiana non c'erano cose che invece oggi ci sono. Cito le tre principali. Un discorso universalmente condiviso sul fatto che l'economia mondiale è entrata nella più grave crisi dal 1929. Uno slogan che prende sempre più piede e che ormai è sulla bocca di alcuni dei maggiori governanti dei maggiori paesi del mondo, cioè per uscirne ci vuole una nuova Bretton Woods, tanto che si dice addirittura che nel prossimo G20 di primavera, quando cioè il presidente degli Stati Uniti sarà il nuovo presidente eletto e quindi non un presidente che finisce, ma un presidente che comincia e quindi ha pienezza di poteri e tempo per dar corso ai programmi, quello sarà il G20 della nuova Bretton Woods. Terzo elemento, non c'è più il G8, c'è il G20. Allora, paradossalmente, la ragione per cui avevo concordato con Michele questo tema era conteneva già la possibilità di arrivare a conclusioni a cui nel frattempo la realtà è arrivata. Di che si tratta? Io ho ragionato così con lui. Proprio per andare oltre questa finta di dialettica, questo finto ping pong sulla globalizzazione, se è buona o è cattiva, che è la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quando si arriva, ed era già evidente da 10 anni, da quando cioè con l'esplosione della bolla speculativa della new economy statunitense verso la fine del mandato, del secondo mandato di Clinton, era chiaro a chi avesse un minimo di strumenti e non fosse condizionato dal condizionamento che i saperi organizzati, le potenze del sapere, soprattutto le potenze dell'informazione e della politica impongono, che le crisi da globalizzazione asimmetrica in una sequela che era cominciata nell'estremo oriente qualche anno prima avevano cominciato a colpire il cuore dell'economia mondiale. Ehm,
E siccome rimedi finora non ce ne sono stati, ma nel corso di 10 anni circa, dal 2000 al 2009 ormai, si sono invece soltanto aggravate le anomalie, diciamo così, le patologie, e siamo arrivati ad una diffusa patologia generale e a maggior ragione necessario cercare di ragionare della globalizzazione, se possibile, levando di mezzo questa parola e sostituendola con le parole che ci consentono di capire storicamente che cosa è avvenuto. Perché purtroppo, per questo il tema è globalizzazione storia, in Italia ci sono 2 buoni libri che hanno questo titolo. Uno, il migliore, pubblicato dal Mulino qualche anno fa, però parla della prima globalizzazione, quella degli ultimi 2 decenni dell'Ottocento. E l'altro, che è un libro di uno storico americano, e l'altro che è di uno storico italiano, Valoroso, uno storico cattolico, Giovagnoli, ha scritto, tra i vari libri belli che ha scritto, ne ha scritto anche uno che si intitola Storia e globalizzazione, ma è una discussione della letteratura storica che si è occupata del tema senza arrivare, diciamo, a capo della questione, quale la possibilità di tradurre quel fenomeno che, intendendo molto probabilmente ognuno di noi cose diverse, cerchiamo di nominare quando tutti insieme usiamo lo stesso termine, cioè globalizzazione, cercare di decifrarlo dal punto di vista storico. Perché fino a che non l'avremo decifrato dal punto di vista storico, sarà difficile essere consapevoli nel processo di ricerca delle soluzioni da dare ai problemi che ne sono scaturiti. Naturalmente la vita e la politica procedono per conto loro e quindi si sono apparecchiati i tavoli per cercare i rimedi, e i rimedi vanno nella direzione che chi si è occupato con consapevolezza di queste cose ha guardato lucidamente, in maniera indipendente, a quello che accadeva, grosso modo a cominciare dalla fine degli anni 60, si sapeva che qua si doveva arrivare. La necessità, cioè, di riconoscere un riproporzionamento dei poteri politici ed economici a scala mondiale, e quindi non ci sono i due apparenti protagonisti duellanti dei 40 anni della guerra fredda, e non c'è nemmeno l'impero americano, e non c'è nemmeno l'unipolarismo, a meno che non vogliamo pensare che un mondo multipolare che oggi riceve certificazione unendosi intorno a un tavolo in 20, anche se sono diseguali fra loro, ma almeno 7-8 di quelli, 10 fra questi nuovi, la Cina, l'India, il Brasile, Sudafrica, l'Argentina, a meno che non vogliamo pensare che questa roba è uscita come il coniglio dal cappello, no, si è formata in un lungo processo. Adesso io non voglio fare la storia di questo processo, perché sennò diventa, sono 60 anni e non 30, dobbiamo partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo capire, cioè, che cosa scorreva in un processo che dal punto di vista economico noi chiamiamo globalizzazione. Non avendo altri concetti, finiamo per usare questo concetto, che al massimo è descrittivo senza specificazione dell'andamento dell'economia mondiale, anche per connotare la politica mondiale, la storia mondiale, non è così. Che cosa succedeva? Mentre noi abbiamo descritto così, nominato così. Allora, io dicevo che mi propongo un compito più limitato, cominciare a provare, perché non abbiamo molto tempo e perché in questa sede si possono fare solo molto schematicamente, dato che non c'è una storia della globalizzazione, cioè questo lavoro non è stato fatto, ci sono dei variamente buoni libri di storia del Novecento, uno in particolare di storia del Novecento come storia globale,
uno e uno solo, scritto da un italiano, si chiama Giuliano Procacci, ed è la storia mondiale del Novecento, pubblicata da Bruno Mondadori, che si ferma al 2000. Le altre sono fortemente ideologiche, da sinistra o da destra. Hobsbawm a sinistra, Furet a destra. Perché spiegano la storia del Novecento tutto intorno al conflitto fra comunismo e anticomunismo. Il comunismo è figlio del Novecento, non è il Novecento che è figlio del comunismo. Altrimenti non si capisce perché la rivoluzione d'ottobre è arrivata in un certo momento, il movimento comunista è nato in una certa data e l'Unione Sovietica è finita in un certo momento, e tra l'altro senza una guerra e per implosione. È la storia del Novecento che ci deve spiegare le singole storie, di cui certo la storia del comunismo o dell'anticomunismo è stata gran parte, ma parte. Allora, siccome questo lavoro è tutto da fare, anche se ci sono ottime storie economiche dei processi di globalizzazione o di mondializzazione, della nazionalizzazione dell'economia e del rapporto fra economia e politica, di autori di varia provenienza, americani, un belga, ma tra l'altro sono libri fermi a 20 anni, e noi invece viviamo una forte accelerazione. Allora io provo a suggerire alcune categorie storiche per interpretare innanzitutto l'origine di questo processo, per dargli delle date, delle connotazioni, vederne alcune dinamiche. Ragionare storicamente vuol dire ragionare innanzitutto sul mutamento, sulla sua origine e quindi sulle sue dinamiche. Senza ragionare storicamente, politicamente non si ragiona, si è diretti da qualcun altro, perché la funzione della storia è la funzione del narrare la vicenda che riguarda tutti, e chi la narra decide il ruolo di sé e degli altri, che è il presupposto della decisione politica. Poi serve la sociologia, l'etica, tutto quello che volete, ma senza pensare storico non c'è la base della decisione politica strutturata, consapevole, perché il politico con la sua decisione, che può anche non avere alle spalle una consapevolezza storica, però continua a narrare il divenire e quindi a fare la storia come azione, diceva Benedetto Croce. E nel far questo produce una narrazione, cioè assegna i ruoli agli altri e a sé, e se li sa assegnare è egemonico, cioè assolve fino in fondo una funzione dirigente, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di centro. Oggi abbiamo dinanzi a noi squadernato una formazione notevolmente egemonica in Italia, perché questa è la caratteristica attuale di chi governa il paese. Poi nel merito possiamo dissentire su tutto e arrivare alla conclusione che non arriveranno a niente, ma governano in funzione e in posizione di egemonia. Allora, si dice è necessaria una nuova Bretton Woods. Che vuol dire? È necessario che tutti gli interlocutori dell'economia e della politica mondiale, ormai variamente arrivati a condividere l'idea che bisogna mettersi intorno a un tavolo e concordare, riconoscere reciprocamente il peso di ciascuno, questa è la prima cosa, il peso di ciascuno, perché la finzione per cui ce n'era uno che pesava più di tutti, quando non era più vero da 20 anni e diceva agli altri cosa dovevano fare, è finita, nel bene come nel male. Perché invece il mondo ha bisogno di un sistema gerarchico strutturato, ma concertato, concordato e basato sul consenso. Cioè ha bisogno di un nuovo sistema egemonico, che non è il comando di uno, è la capacità di direzione in un contesto plurale nel quale ci si concerta sulla forza, sui diritti, sulle responsabilità di ciascuno. Quando si dice una nuova Bretton Woods, si dice dobbiamo arrivare a qualcosa di veramente globale, in cui quindi
questo riconoscimento del peso di ciascuno, dei diritti di ciascuno, delle possibilità di ciascuno, delle responsabilità di ciascuno, avviene concordemente per fare che? Per tornare a ricondurre l'economia, diciamo così, sotto il comando della politica. Di questo si tratta. Perché in questi decenni l'economia non è stata sotto il comando della politica? È stata sotto il comando della politica, ma di un'altra politica, e su questo tornerò fra breve. Ma quando si dice una nuova Bretton Woods, evidentemente si fa riferimento a qualcosa che si chiama Bretton Woods, che è nata in un certo momento e che da una certa fase in poi non c'era più. È nata, come è noto, nel 1944, quando via via che la Seconda Guerra Mondiale stava per finire e le potenze che già emergevano come vincitrici mettevano a confronto i propri disegni su come riorganizzare il mondo dopo la sconfitta del nazifascismo, in una piccola località degli Stati Uniti d'America si definirono queste regole. E ci fu un confronto anche piuttosto interessante, perché il maggiore pensatore economico dell'epoca, l'inglese Lord Keynes, propose di creare un ordine monetario internazionale, perché la moneta è il principale regolatore economico e politico degli scambi, del rapporto tra lavoro e capitale, dell'allocazione delle risorse sui mercati e così via. Naturalmente, siccome era uomo lungimirante, propose che questa moneta non coincidesse con la moneta di nessun altro paese, ma fosse una moneta neutra creata appositamente sulla base dell'accordo di tutti, e si sarebbe dovuta chiamare Bancor. Qualcuno di voi ricorderà che per molti anni Bancor è stato lo pseudonimo col quale un grande governatore italiano scriveva però sul manifesto. E naturalmente non poteva firmare Guido Carli e firmava Bancor. Non perché fosse d'accordo col manifesto, perché era un uomo molto ricco di nuance e di elementi snobistici. Che cos'era allora il sistema di Bretton Woods? Non credo che sia io. No, ma no. Ma sono ricordato che bisogna aiutare. Se no lo devo chiudere. E allora, era chiaro che stava emergendo dalla Seconda Guerra Mondiale un mondo nel quale innanzitutto c'era bisogno di una moneta convertibile in oro che fosse elemento di garanzia e quindi moneta di riserva per qualunque paese. Era chiaro anche, sarebbe divenuto chiaro di lì a poco, nel 1945, alla conclusione della guerra, che come conseguenza della guerra, gli Stati Uniti anche della guerra, e cioè di tutte le devastazioni che aveva prodotto e di ciò che l'economia di guerra aveva prodotto, gli Stati Uniti d'America da soli rappresentavano il 53% della produzione della ricchezza mondiale. Gli altri punti di forza, cioè i paesi europei, erano devastati dalla guerra e avevano bisogno di essere ricostruiti. C'era l'Unione Sovietica, che era diventata una potenza industriale, ma industriale nel senso militare, assai più che economico, e aveva a sua volta fortemente bisogno di aiuti. E quindi fu agevole per gli Stati Uniti far passare la proposta che la moneta delle monete, cioè la moneta che facesse da riserva per tutte le altre monete nazionali a livello mondiale, fosse la loro moneta nazionale. Questo è stato un enorme progresso, perché questo favorì, naturalmente nel frattempo rapidamente si passò alla guerra fredda, già dagli inizi del 1946,
perché Stalin si spaventò di fronte alla possibilità di reimmettere l'Unione Sovietica nel mercato mondiale e quindi di competere, ma nello stesso tempo Roosevelt era morto, non si sa se per causa naturale o con l'aiuto di qualche veleno, non si è mai accertato, ed era subentrato un altro presidente che non aveva le stesse visioni, Truman, che tra l'altro fece un gesto che forse Roosevelt non avrebbe fatto, cioè sganciò le prime due bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima. E insomma, rapidamente il mondo fu il mondo diviso in due della guerra fredda, che si definì tra il 46 e il 47. Mentre già su questa base, sulla base di spinte e processi che venivano da molto più lontano, cioè dalla prima guerra mondiale, procedevano le rivoluzioni anticoloniali, con il loro compimento in India in un certo modo, in Cina in un certo altro, tra il 48 e il 49, e quindi si ponevano già le prime basi del mondo che stiamo certificando come notaio oggi, cioè un mondo multipolare che si sviluppa per processi di regionalizzazione. Regionalizzazione non nel senso delle regioni subnazionali, ma delle regioni economiche e politiche sovranazionali. Questo, dicevo, comunque fu uno straordinario progresso, perché l'esistenza di una moneta di riserva come il dollaro convertibile e di una espansione, proiezione economica internazionale e tendenzialmente mondiale dell'economia americana, che rappresentava anche dal punto di vista della tipologia, della morfologia, il punto più avanzato, più sviluppato dell'industrialismo e dell'economia internazionale. Guardate bene, più sviluppato perché nei 50 anni precedenti era stato quello che aveva dimostrato di essere più capace di introdurre la scienza, la ricerca, cioè l'intelligenza scientifica nei processi di produzione economica. Questa è la ragione fondamentale della diseguaglianza di sviluppo, non le cannoniere. Noi usiamo ancora una nozione obsoleta di imperialismo che Antonio Gramsci non ha mai usato. Parentesi per la ditta. Allora, su questa base che cosa si crea? Si crea un grande spazio economico sovranazionale che tende a integrarsi sempre di più attraverso articolazioni. Articolazioni favorite dagli stessi Stati Uniti, per esempio in Europa con il piano Marshall. Non estendiamo il discorso al Giappone, all'Estremo Oriente, all'America Latina, se no è troppo complicato. Diciamo l'Europa, piano Marshall, che nella sua primitiva offerta e proposizione, concezione, è offerto a tutta l'Europa, anche all'Europa che poi prenderà il nome di Europa oltre Cortina, e diciamo i paesi dell'Europa centro-orientale e la stessa Unione Sovietica rifiutarono, e l'Unione Sovietica impose ai paesi dell'Europa orientale e centro-orientale che volevano, come la Cecoslovacchia o la Polonia, entrare nel piano Marshall di non farlo. Comunque, grazie al piano Marshall e all'economia del dollaro comincia non solo la ricostruzione europea, ma anche, grazie qui alla capacità autonoma dei più lungimiranti statisti europei, il processo di integrazione europea, che fin dall'inizio è concepito non soltanto come un processo economico, ma come un processo a destinazione politica. Per farla breve, noi abbiamo tra il 47 e 48 la ricostruzione e i due decenni successivi uno straordinario ciclo di espansione dell'economia internazionale sotto la spinta e l'egemonia del dollaro, ma è un'egemonia in senso vero, perché gli Stati Uniti si fanno garanti della convertibilità della moneta,
cioè del fatto che chiunque avesse voluto poteva convertire i dollari che aveva come riserva in oro, e quindi il dollaro è anche elemento di stabilità dei prezzi e delle ragioni di scambio, che è l'altro anello del sistema di Bretton Woods. E dentro questo c'è non solo quello che Hobsbawm per primo ha chiamato il breve secolo d'oro, il nuovo secolo d'oro, i 25 anni della straordinaria crescita che arrivano fino agli anni 70. Ma c'è anche uno straordinario sviluppo dell'Europa, del Giappone, eccetera, e su basi che sono al tempo stesso di alleanza e di competizione. E perché poi continua ad esistere la sterlina, il marco, lo yen, e nello stesso tempo gli Stati Uniti, nel contesto della guerra fredda, sono non solo i garanti dell'economia mondiale, in realtà non è l'economia mondiale, è l'economia capitalistica mondiale, fuori dalla quale rimane tutto il mondo comunista, compresa la Cina, che nel frattempo è diventata una repubblica popolare dal 49. Ma diventano anche il paese che, per spingere questa filosofia, favorisce i processi di decolonizzazione, però non per regalare questi paesi al campo socialista, per sostituire via via la vecchia influenza inglese e francese nel mondo ex coloniale. È un po' lunga, però è così che si capisce dove siamo. In ragione di ciò, gli Stati Uniti sono costretti a farsi carico in maniera sempre più insostenibile della funzione di gendarme mondiale. Un po' lo vogliono, un po' ci sono costretti. E quindi quando sostituiscono i francesi nella guerra d'Indocina, il Vietnam, più o meno a metà degli anni 60, cominciano a farsi carico di costi che non possono reggere, o perlomeno che non possono reggere tanto da mantenere i vantaggi competitivi che avevano rispetto a quelli che sono diventati i loro principali concorrenti, la Germania e il Giappone. Nello stesso tempo, questo tipo di industrialismo, quello che si chiama il fordismo o l'industrialismo tayloristico, diffondendosi, ha favorito le straordinarie conquiste che solo in questa parte del mondo, in Europa e in gran parte negli Stati Uniti, la classe operaia è riuscita a realizzare. Perché l'industrialismo fordista meccanico produce la grande impresa, produce una semplificazione della composizione sociale, capitalisti operai, non è così, ma insomma, per intenderci, e produce dei contesti nei quali il peso crescente delle masse popolari, conquiste sindacali, suffragio universale, sviluppo dei sindacati, sviluppo dei partiti, consente di inventare il capitalismo democratico, che non esisteva prima. Sì, noi diciamo, vabbè, è propaganda. No, il capitalismo democratico in senso proprio è un prodotto successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Se per capitalismo democratico intendiamo un sistema capitalistico nel quale però il peso delle classi subalterne è tale da condizionare l'organizzazione economica, politica e sociale dell'intero paese. E questo avviene anche negli Stati Uniti, in particolare immediatamente dopo l'assassinio di Kennedy. Sono gli anni di Johnson, del progetto, come lui diceva, di Great Society, che è il primo progetto di costruzione di qualcosa che viene chiamato welfare americano e che è in una certa misura comparabile col welfare europeo. Sono comparazioni sempre molto arbitrarie, perché noi siamo abituati, perché stiamo dentro lo stesso Occidente, a fare queste comparazioni. In realtà gli Stati Uniti sono un continente organizzato federativamente,
non sono uno Stato-nazione di tipo europeo. L'Europa è ancora fatta di Stati-nazioni, anche se via via devolventi porzioni di sovranità a soggetti economici e politici sovranazionali. Che cosa succede, per semplificare al massimo, che nella seconda metà degli anni 60 gli Stati Uniti d'America non reggono all'interno degli Stati Uniti d'America, le classi dominanti degli Stati Uniti d'America e quindi l'economia americana nel suo complesso non reggono né i costi più della guerra del Vietnam, anche se saranno costretti a rimanerne impegnati ancora per 4-5 anni, 6 anni, né il peso sociale, perché diciamo, se le cose fossero continuate così, noi avremmo avuto il socialismo degli Stati Uniti, forse nella forma più democratica, più matura, più fisiologica, a fronte di quello che noi siamo stati abituati a chiamare socialismo, ma insomma che è una forma di collettivismo totalitario sulla base del despotismo orientale, questo era l'Unione Sovietica, senza nulla togliere ai suoi meriti storici, perché è stata una realtà che ha spinto enormemente al cambiamento tutti gli altri. Ma questo tema per ora è dalla nostra conversazione. Allora, che succede negli Stati Uniti a cominciare dal 66-67? Che si apre un enorme dibattito, che è un dibattito sulla crisi del fordismo. 30 anni prima di quando è arrivata da noi, la discussione. Che vuol dire la insostenibilità, sia dal punto di vista della capacità di competere dell'economia americana nei confronti delle economie concorrenti, cioè di quella soprattutto tedesca e giapponese, sia dal punto di vista del peso che lo Stato sociale americano, le conquiste della Great Society hanno sulla spesa pubblica a fronte del crescente bisogno di incrementare la spesa militare. È molto importante questo dibattito, perché la conseguenza di questo dibattito è una decisione strategica che negli ultimi 30 anni ha cambiato la vita di noi tutti. Il microchip, che è alla base della rivoluzione elettronica ed informatica, è un'invenzione dell'industria bellica americana dei primi anni 40. Stava lì. È una pianificazione strategica la decisione di cominciare ad immetterlo nei processi produttivi per trasformare il modello dell'economia industriale fondata sulle tecnologie meccaniche. Sia per guadagnare in termini di competitività rispetto ai paesi europei, sia per cambiare la composizione demografica del paese, cioè per smantellare quel tipo di classe operaia e crearne un'altra, molto più molecolarizzata, diffusa, che pesa lo stesso, ma non, prima di arrivare al peso che aveva raggiunto la classe operaia fordista ce ne vuole. Perché questa pianificazione strategica divenisse efficace? Ci sono voluti molti anni e ci è voluto un mutamento del regime di regolazione dell'economia mondiale. Cioè c'è voluta la dichiarazione unilaterale di liquidazione di Bretton Woods, sia attraverso la dichiarazione unilaterale di inconvertibilità del dollaro 1971, sia attraverso la dichiarazione unilaterale di fine del regime di cambi fissi del 1973. Perché? Perché dove si individua prioritariamente la possibilità di dare proiezione a questo mutamento morfologico del capitalismo industriale, che può essere veicolato dalle tecnologie informatiche, è innanzitutto i mercati
internazionali nuovi dove non ci sono i competitori. Cioè, qual è la combinazione che l'astutissimo Kissinger inventa il 71? Accanto ai fenomeni che ho rapidamente riassunto, nel frattempo, grazie al crearsi di un'economia mondiale retta dal dollaro e dalla convertibilità del dollaro in oro, e grazie alla straordinaria crescita, cresce quella che da allora si chiama l'economia delle multinazionali. Cioè cresce la dimensione delle grandi imprese nella competizione economica, che è una competizione sempre più internazionale sulla parte relativamente aperta del mercato internazionale, che è l'Occidente, e questo è il sostrato, il presupposto di una crescente lievitazione del capitale finanziario, che però non è il demone, è un capitale che ha bisogno di essere investito e che o viene orientato all'investimento in un certo modo e moltiplica, espande industria, lavoro e ricchezza, oppure, esatto, all'inizio la decisione di sfondare con la liberalizzazione la situazione dei mercati è per aprire nuove strade ai processi di delocalizzazione industriale di cui hanno bisogno le grandi multinazionali, e quindi è anche un vettore per l'orientamento del capitale finanziario. E qual è la grande trovata di Kissinger? Il viaggio di Kissinger e di Nixon a Pechino. Comincia lì questa storia. E comincia con in una maniera abilissima, perché quello è il colpo di grazia definitivo ad ogni retorica pretesa universalistica del movimento comunista, perché è la sanzione che quello che fino ad allora era un conflitto che era arrivato già sulle soglie della guerra diventava una frattura definitiva fra i destini del comunismo, che sostanzialmente di regia sovietica erano arroccati in Europa, con un'Unione Sovietica che era spinta sempre di più, per scelta sua, ad arroccarsi a difesa della possibilità di mantenere sotto il proprio controllo gli stati cuscinetto, perché quella era la sua idea di sicurezza militare e ottocentesca, e si apre un'altra storia. Allora, questo sta a monte della fine di Bretton Woods. Che vuol dire? Perché vi ho fatto così questa ricostruzione? Perché vuol dire che le ragioni per cui il primo Bretton Woods non regge più è che grazie a Bretton Woods il mondo però è diventato così complicato e plurale, già allora multipolare, che chiede un'altra regolazione. Ma nel sistema della guerra fredda un'altra regolazione di tipo globale, quale avrebbe dovuto effettivamente essere, non si può fare. E quindi gli Stati Uniti fanno un'altra scelta, quella dell'unilateralismo economico, che poi in alcune fasi diventerà anche unilateralismo politico, e cioè liberalizzando i mercati del capitale finanziario, che cosa fanno? Spostano le decisioni sui flussi internazionali del capitale dalle mani politiche degli stati alle mani dei privati. E quindi non è che è l'economia che prende il posto della politica, è un'altra politica che ha deciso che ci si apre nuove strade attraverso una nuova regola e una nuova logica. Quale? La logica antica che sul mercato mondiale si crea una situazione in cui vince il più forte. Darwiniana. Adesso posso accelerare. La cosa ha un impatto talmente pesante che già nel 1972 i paesi europei, che erano ancora sei, quelli dell'Unione Europea, non si chiamava così, si chiamava la Comunità Economica Europea,
cercano di varare una propria moneta comune, cioè di cominciare a porre i presupposti per una regolamentazione diversa, competitiva, ma con il traguardo a cui arrivare di una nuova negoziazione dei rapporti economici internazionali. Però l'Europa non ha all'epoca un sufficiente grado di sviluppo e soprattutto di integrazione per partorire qualcosa del genere, che naturalmente non veniva né disegnato né poteva essere partorito in una camera, come si dice, asettica, e quindi gli Stati Uniti sono in condizione di impedire questo. E quindi comincia quello che noi chiamiamo globalizzazione, che in realtà storicamente dovrebbe chiamarsi il conflitto economico mondiale, che questo è quello a cui abbiamo assistito, che naturalmente ha scansioni e variazioni radicali nel trentennio, perché basti pensare a che cosa c'è di mezzo: c'è la fine dell'Unione Sovietica, l'allargamento dell'Europa a 27, la crescita delle integrazioni regionali nell'Estremo Oriente, in America Latina, la nascita della potenza del Brasile, la liberazione del Sudafrica, la Cina di Mao che diventa un esperimento assolutamente originale di regime totalitario a partito unico comunista, che però trova una via originale allo sviluppo capitalistico e si apre all'economia internazionale, non solo, e che dopo l'episodio Nixon Kissinger diventa sempre di più il partner e al tempo stesso il principale condizionatore della vicenda economica e finanziaria degli Stati Uniti d'America. Perché, come sapete, oggi gli Stati Uniti d'America sono diventati il più grande debitore del mondo, e chi regge, fino a che li farà comodo, la sostenibilità del debito, del doppio debito commerciale e internazionale degli Stati Uniti d'America è la Cina, finché le converrà, perché poi via via che non le converrà, differenzierà il suo paniere delle monete e quindi si dovrà, questo sarà un altro elemento di accelerazione, per cui si dovrà arrivare non solo anche a definire concordemente un regime monetario unico, che non vuol dire a moneta unica, può essere anche plurale, con un paniere di diverse monete, ha concertato, deciso e validato da accordi precisi. Con tutto quello che significa, nuovo Fondo Monetario Internazionale, nuova missione della Banca Mondiale, eccetera, eccetera, sviluppi di agenzie regionali in Europa, in America Latina, eccetera, eccetera. Allora comincia il conflitto economico mondiale, perché gli Stati Uniti, detenendo ancora il dollaro, che pur non essendo più convertibile, nel vecchio linguaggio di una volta si sarebbe detto essendo diventato carta straccia, ma non lo era, perché non era la moneta non convertibile di un paese periferico e povero, era la moneta non convertibile della più grande potenza del mondo, però poteva essere apprezzata o svalutata a discrezione del governo americano, secondo che avesse necessità di attrarre capitali da tutto il mondo per spostare sempre di più sulle soglie delle tecnologie più avanzate la competitività della sua industria, oppure di allargare il proprio mercato interno, finanziando con una politica di dollaro basso la crescita economica interna. Ed è quello che abbiamo visto negli anni 70 e negli anni 80. Prima un ciclo di apprezzamento, poi di deprezzamento, poi di apprezzamento, e in una certa misura anche negli anni 90. Naturalmente questo era pilotato da un lato per guadagnare vantaggi rispetto alle economie in competizione, cioè prevalentemente europee e giapponese, dall'altro anche per spingerle a fare anche loro quelle trasformazioni tecniche, organizzative, eccetera, che allargassero un mercato internazionale relativamente integrato e sempre più interdipendente, perché il grado di interdipendenza che hanno raggiunto l'economia europea e l'economia americana negli ultimi 3 anni è incredibile,
su nuove soglie di sviluppo tecnico ed economico nelle quali gli Stati Uniti avevano uno straordinario primato. Qui bisogna, scusate, ma introdurre un capitolo un po' più politico-politico. Perché mentre gli Stati Uniti fanno questa politica guardata dal lato del rapporto tra politica ed economia, succedono altre cose. Che mentre hanno scatenato il conflitto economico mondiale, perdono la guerra del Vietnam nel 75. Che mentre hanno scatenato il conflitto economico mondiale, partecipano al processo, alla fase più prolungata e più efficace della distensione internazionale. Processo di Helsinki che si conclude nel 1975, il riconoscimento universale anche da parte dell'Unione Sovietica dei diritti umani come priorità per tutti i paesi, era un riconoscimento pure solo sulla carta per quanto riguarda l'Unione Sovietica, e disarmo bilaterale e bilanciato, qui un clima straordinario che crea molte illusioni ottiche. Uno dei paesi dove si creano le più gravi illusioni ottiche è l'Italia, perché la politica di Berlinguer, la politica di Moro è costruita sull'idea che con il 75 è cominciato uno straordinario ciclo di distensione internazionale dentro il quale fosse possibile trovare la via a risolvere la democrazia bloccata. Cioè, ci può essere una situazione internazionale favorevole a un governo con i comunisti, visto che altrimenti non si può fare, sia pure non organico, perché Moro non ha mai pensato a un governo con i comunisti, ministri comunisti dentro, però che consentisse una legittimazione piena del PC e poi dopo gli elettori avrebbero deciso per uno o per l'altro, naturalmente non facendo i conti col fatto che mentre il processo di distensione raggiungeva i risultati di Helsinki, sotto il processo di distensione permanevano le strutture della guerra fredda e del bipolarismo, e che quella distensione, gli accordi di Helsinki, erano solo il punto massimo di stabilizzazione degli equilibri bipolari secondo le convenienze reciproche. Per cui tutto ciò che, come nel caso dell'Italia, grazie all'anomalia democristiana e all'anomalia comunista, determinava destabilizzazione, avrebbe avuto contro l'Unione Sovietica, Israele, la Germania, gli Stati Uniti, come avvenne, per cui poi la cosa finì come finì. Chiusa la parentesi, ma nel filo del ragionamento principale, la cosa più importante è che sulla base della sconfitta americana in Vietnam e degli accordi di Helsinki, la gerontocrazia sovietica ritiene che gli Stati Uniti siano talmente indeboliti da poter essere sfidabili sul terreno militare. Anche perché è una gerontocrazia che non è capace più di affrontare problemi di riforma al suo interno, di flessibilizzazione del sistema economico, di flessibilizzazione del sistema politico, che poggia il suo sviluppo sulla risorsa del petrolio e sull'apparato militare industriale. E quindi scatena per la prima volta con una politica espansiva la globalizzazione della guerra fredda, esportando la guerra fredda in Africa. Angola, Mozambico, Etiopia. E cominciando così a scavarsi la fossa, perché da dove avrebbe dovuto prendere le risorse per sostenere, non si sa bene per quanto tempo, una competizione di questa natura, che tra l'altro cambiava i rapporti all'interno dei paesi occidentali, e per limitarci all'America, cominciava a segnare la fine del trentennio del prevalere del consenso democratico negli Stati Uniti. Per cui il povero Carter era azzoppato e si creava un riorientamento di gran parte dell'establishment che portò alla presidenza Reagan e al lancio di una tutt'altra filosofia e di una tutt'altra visione internazionale, che per semplificare metteva in conto per la prima volta
di spingere i processi di liberalizzazione, o se volete di privatizzazione delle risorse, innanzitutto finanziarie, del mercato mondiale, fino al limite della espandibilità del mercato, mettendo nel conto anche la distruzione dell'Unione Sovietica, se fosse stato necessario. È quella che si chiama la nuova guerra fredda. E così è avvenuto. Perché l'Unione Sovietica è morta di morte propria, però in un contesto nel quale quelli che erano i vecchi competitori, ma anche i vecchi partner, avevano deciso che si poteva anche farne a meno. Adesso io devo chiudere in 10 minuti, quindi, ma se volete poi ragioniamo che cosa sono gli anni di Khrushchev e perché invece di aiutare Khrushchev, che giustamente poneva il problema di riorientare ad una partnership concertata delle due maggiori potenze il passaggio ad un sistema mondiale multipolare, equilibrato, concertato, regolato sulla base della pace e della reciprocità degli interessi, la risposta è stata di negargli gli aiuti finanziari, in cambio dei quali lui cominciava ad aprire l'Unione Sovietica all'economia internazionale, cioè a riportare l'Unione Sovietica nel mercato mondiale, e soprattutto di fargli la trappola della prima guerra del Golfo, che fu architettata. Potete leggere Sergio Romano, io posso essere di parte, ma da ultimo ha ricordato ancora una volta come fu costruita la trappola della prima guerra del Golfo, che portò alla destabilizzazione, alla crisi di Gorbaciov e quindi poi all'implosione dell'Unione Sovietica. E lì arriva il nostro Fukuyama. No, ma tu l'hai citato. Giapponese, insomma, il nippo americano Yappi. Cioè arriva quest'idea che, insomma, questa roba funzionava. Questo tipo di globalizzazione asimmetrica, cioè fatta sulla base dell'espansione senza regole e senza limiti del capitale finanziario, trainava la liberalizzazione internazionale, si andava completando, non era più solo la libera circolazione dei capitali, ma anche delle merci, riforma del WTO, fino all'ingresso della Cina, all'inizio del 2000, e anche degli uomini, delle persone, della forza lavoro, e tutto questo doveva, perché non si voleva affrontare il problema di una riorganizzazione politica di un mondo multipolare, procedere sotto la crescente capacità decisionale degli Stati Uniti, per cui, che ne so, anche Clinton è fallito nella pace in Medio Oriente perché ha ritenuto che quella roba lì lo potevano decidere gli Stati Uniti. Se ci arriveremo, ci dovremmo arrivare con un tale concerto di attori e con un lavoro di ben altra natura che garantisca lo Stato di Israele, ma garantisca anche equilibri e riconoscimenti di ciò che spetta a ciascuno. Che cosa si innesta in questo processo? Si innesta una politica finanziaria e una politica monetaria americana, di cui il guru che è andato in pensione come presidente della Fed pochi anni fa è stato il principale protagonista, di denaro facile, che invece di finire alla crescita finisce alla speculazione, e di una speculazione che alimenta se stessa attraverso l'invenzione di forme, come si dice, la finanza creativa, di contratti finanziari, investimenti finanziari, di servizi finanziari sempre più diversi. Questo cosa determina? Vabbè, determina da un lato che l'Europa accelera il suo processo di integrazione e comincia a difendersi, quantomeno con l'euro. Naturalmente purtroppo si ferma all'euro, ma questo è un capitolo che per ora lasciamo fuori. E quindi non può essere colpita più di tanto, è già colpita molto,
perché la new economy che Clinton finanzia con la moneta facile della Fed è una grande trappola in cui i capitali tedeschi vanno a finire lì e vengono in gran parte bruciati. E questo riduce invece la possibilità che la Germania avesse proseguito sulla via di una leadership integrazionistica, acceleratrice del processo di integrazione europeo. La Cina procede da sé, perché trova una grande opportunità in questo rapporto con l'economia americana, però è un paese che al tempo stesso è capitalista, sta nel mercato mondiale, ma ci sta con il comando della politica. E questo insieme comincia a produrre shock da globalizzazione, perché per tenere questo tipo di regole il Fondo Monetario impone politiche deflattive e di convergenza, quelle che abbiamo fatto anche noi in Europa, cioè abbassare l'inflazione, ridurre la spesa pubblica, eccetera, eccetera. Ma noi l'abbiamo fatto per raggiungere un traguardo da cui erano chiari i vantaggi che ne derivavano, sia in senso di protezione, sia nel senso di creare un mercato sovranazionale integrato. Ma pensate a singoli paesi come le tigri asiatiche, oppure il Messico, oppure l'Argentina, eccetera, che si sono trovati strozzati dalla politica che il Fondo Monetario imponeva nella gestione del debito. E quindi gli shock da globalizzazione asimmetrica sono cominciati da quei paesi. Ma era facile prevedere, lo aveva scritto Soros nel 98, in un bellissimo libro, che la cosa sarebbe arrivata al cuore dell'economia mondiale. E ci è arrivata nel 2000. E siccome però noi avevamo fatto una grande stronzata, scusate se parlo così, noi europei, e noi sinistra europea, perché nel 98, quando ci siamo dati l'euro, 13 paesi su 15 in Europa erano governati da partiti socialisti o da coalizioni di centro-sinistra. Nello stesso tempo, dopo la caduta del muro di Berlino, giustamente noi avevamo preso come altro elemento, altra faccia del trattato di Maastricht, l'impegno all'allargamento. Ed era giusto. Ma dopo aver fatto l'euro, comunque la stragrande maggioranza, il governo italiano chiese altre cose. Devo dare atto, devo dare merito a Prodi, devo dare merito a D'Alema, devo dare merito a Ciampi, chiesero altro. Chiesero che una volta fatto l'euro si cominciassero i processi politici, politico-economici. Tanto più che si doveva affrontare l'allargamento ed era difficile dare subito le istituzioni politiche, ma almeno le istituzioni politiche economiche, cioè convergenza dei sistemi di welfare, convergenza dei sistemi fiscali, poteri diversi alla BCE, perché noi siamo partiti nel 98 con una riserva monetaria della BCE spropositata, con la quale si sarebbe potuto finanziare il libro bianco di Delors e fare quelle infrastrutture, quelle grandi reti che oggi si dice che finalmente si vuole riprendere a fare. Non avendolo fatto, noi siamo responsabili del fatto che quando è caduto il ciclo dell'economia drogata, della bolla speculativa dell'economia, della new economy americana, l'Europa non poteva funzionare come un altro polmone che aiutasse. E quindi negli Stati Uniti è prevalsa un'altra filosofia. Di far da sé. Hanno dovuto farlo. Questo non toglie niente al giudizio che credo più o meno tutti possiamo avere di Bush, ma in qualche modo hanno dovuto farlo. Perché noi non eravamo in grado di sviluppare politiche che aiutassero, allora l'aiuto se lo sono cercate alla maniera loro, combinando in maniera esasperata unilateralismo economico con unilateralismo politico e lanciando un'altra filosofia dell'ordine internazionale. L'asse del male, la guerra preventiva, cioè keynesismo militare, e domani si vede. È ovvio che questa roba
non era difficile capire che non potesse funzionare, perché gli Stati Uniti d'America non hanno mai vinto una guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale. E no, non dico per ironizzare, proprio perché sono un paese democratico. E quindi le guerre le fanno in appalto, in outsourcing. E se questo era già evidente nel Vietnam, nella guerra dell'Iraq c'è stato sbattuto sotto, anche se noi siamo un paese nel quale di questo non si è discusso, ma la cosa paradossale è che quella era, come si chiamava, il progetto, vabbè, insomma, era l'inizio dell'esportazione della democrazia in tutto il mondo che non l'aveva, e veniva fatto con compagnie di ventura precarie, senza la capacità di mobilitare un esercito nazionale. Voglio dire, e dov'è questa grande potenza imperiale? Ma è ovvio, perché non si, la guerra non è più la soluzione della politica con altri, la prosecuzione della politica con altri mezzi. Per di più sono andati a impelagarsi in qualcosa che era stato pianificato coi piedi. Naturalmente ci hanno avuto un tornaconto, perché loro hanno cominciato questa strategia quando, bene o male, Eurolandia cominciava un decollo che, cominciato tra il 2000 e il 2001, cominciava a crescere sensibilmente, mentre l'economia americana precipitava. E nello stesso tempo, senza una guerra nel cuore del Mediterraneo, il Mediterraneo avrebbe potuto accelerare il processo per cui sta tornando ad essere il principale mare dei traffici del commercio mondiale, e questo avrebbe dato grande prospettiva al progetto Euromed, processo di Barcellona 1995, e cioè la possibilità di creare un'area integrata dell'economia dei paesi rivieraschi, il che vuol dire porre le fondamenta per cui non è più necessaria la presenza americana in Medio Oriente. Non è cosa di domani, però questo è il processo. E nello stesso tempo, come ricorderete, al primo mandato Bush non era stato eletto. E quindi, piazzando una guerra nel cuore del Mediterraneo, ha diviso gli europei, è diventato il capo militare di una nazione in guerra, ha avuto la legittimazione al secondo mandato e ha guadagnato tempo. Ma più di tanto no. Nel frattempo continuava l'invenzione di nuovi servizi finanziari, con queste cose incredibili che sono le stock option, i jack bonds, eccetera. Allora, mi pare che ci possiamo fermare qui, no? Noi dobbiamo, quando diciamo globalizzazione, io l'ho fatto in maniera molto approssimativa, in un'ora, eccetera, però dobbiamo vedere se siamo capaci di raccontare in maniera autonoma, non come ci può raccontare altri che sia interessato a dominarci, che cosa è accaduto negli ultimi 30 anni. Se no, come pappagalli staremo tutti a dire: bene, c'è la nuova Bretton Woods. E perché c'è la nuova Bretton Woods? E quando era finita Bretton Woods? E quando era cominciata? E perché era finita? E cosa deve essere la nuova? Io auspico che prima o poi, questo non è il lavoro degli storici, arriveranno, ma il problema è che arrivino a possedere questo linguaggio, traducendolo in pillole a supporto delle scelte politiche, coloro che hanno responsabilità della vita dei popoli, e che quindi siano in grado, con dei buoni consiglieri e con un necessario lavoro di fiducia nella necessità di invocare un altro ciclo della storia mondiale, di spiegare il significato delle politiche che fanno, il perché, con chi e contro chi, per chi e per che cosa. Questo sarebbe un grande aiuto e l'inizio della possibilità di ricominciare a pensare una democrazia paragonabile a quella che, in una breve parentesi della storia europea, abbiamo conosciuto nei primi 3 decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che negli ultimi 3 decenni non c'è più, non solo in Italia. Perché nel contesto del conflitto economico mondiale i singoli sistemi nazionali sono stati spinti dalle
pulsione dalle pressioni più diverse a riconvertire le risorse della politica nella competizione internazionale piuttosto che nel soddisfacimento delle pressioni e delle domande che potevano venire dal basso, e nello stesso tempo tutto quello che la trasformazione post-industriale, la internazionalizzazione dell'economia, l'esauteramento dei poteri politici tradizionali dello Stato-Nazione creava, stemperava fino quasi a rendere ininfluenti le pressioni dal basso, il che non è soltanto una perdita, ma è il generarsi di quel polipo enorme di gangrene che lui ha ricordato prima, per cui quelli che un tempo erano gloriosi protagonisti della trasformazione sociale sono grandi organizzazioni che aggregano galassie di interessi corporativi stantii, arretrati, che cercano di difendersi e non sono più capaci di guardare oltre il proprio naso. Grazie. Grazie a Beppe Vacca, il panorama è stato di un respiro enorme e veramente uno di quelle, diciamo, rinfrescate d'aria che ogni tanto bisogna fare, insomma, no? Arrivare a ripescare in una visione organica, ampia, logica e costruita i fatti di ogni giorno e le cose di cui discutiamo. Io vorrei ricordare che oltre Claudio Martino, che mette sul suo dito la registrazione e ha strumenti tecnologici superiori, anche ripresa in video, non solo in audio, noi mettiamo, come soliti, mettere la registrazione già dal giorno dopo, ci riusciamo, sul nostro sito gramsci-fr.org, e quindi chiunque vuole poi riprenderla, risentirla, ha modo di farlo. Chi non, stiamo cercando anche di riaprire il sito, colpevolmente un po' trascurato, al contributo, al dibattito, c'è modo quindi per ciascuno di dare un suo contributo, di partecipare a un dibattito online che possiamo fare e che può essere anche un momento interessante di confronto. E comunque, se qualcuno non riceve notizie perché non ci ha lasciato l'indirizzo email, può farlo alla fine di questa discussione. Se poi qualcuno si volesse anche iscrivere per la modica cifra di 10 euro, può anche farlo e darci un minimo di sostentamento di cui abbiamo bisogno. Vabbè, detto questo, per fare uno stacco, Beppe non ci sta, comunque penso che sarebbe il caso di sentire lo stesso, di cominciare lo stesso a fare degli interventi, sì, in caso poi li possiamo documentare quando torni. Chi vuole prendere la parola, dire qualcosa? Di materiale per discutere, Ruggero. Microfono. Oh, sesso. Se ci sono altri basta fare un'altra domanda. Grazie per il grazie. Io certamente non mi inerpicherò nell'ampia disamina storico-economica che ci ha fatto il professor Vacca, perché da questo punto di vista sarebbe necessario un dibattito e una integrazione che ha ovviamente necessità di approfondimenti specifici e anche documentati, diciamo, documentati. Io vorrei fare solo qualche osservazione, molto brevemente, in riferimento soprattutto a quello che appare in questi ultimi tempi, inserito nel discorso della globalizzazione, e quello che sta avvenendo e come eventualmente l'Italia, e direi
la richiesta della sinistra in quest'Italia debba costituire un momento di analisi prima, ma soprattutto anche di proposta. Allora, in questa realtà noi brancoliamo, che ne dica il governo, perché il governo ci dice per bocca del suo presidente del Consiglio che non siamo proprio alla frutta, siamo in condizioni di poter governare il fenomeno, ci vogliono dei sacrifici, però la situazione è sotto controllo. Questa è un'affermazione piuttosto non solo arbitraria, ma insomma anche preoccupante, perché questo sta a significare che mentre in tutto il mondo si sta studiando come eventualmente rispondere a questa crisi della globalizzazione, in Italia si risponde con un dilettantismo dal punto di vista politico ed economico che preoccupa, perché poi il riflesso della realtà che si scatenerà verrà pagato ovviamente da tutti, ma in primo luogo dagli elementi più deboli della nostra società. Ed allora il problema è: perché il nostro paese oggi, rispetto anche ad altri paesi della stessa Unione Europea, marcia con difficoltà e che quindi la previsione dell'aumento di ricchezza rispetto ad altri paesi, all'Europa nel suo complesso, è più debole, addirittura negativa. Perché si dice che noi abbiamo il debito pubblico più forte di tutti gli altri. E quando si dice il debito forte rispetto a tutti gli altri, ovviamente si fa una valutazione negativa di tutta la fase politica che avrebbe determinato questa condizione. Io vorrei fare un'osservazione molto rapida, Vacca. È vero che noi abbiamo il debito più forte in Europa rispetto ad altre nazioni, ma è pur vero che il nostro adeguamento sociale rispetto ai livelli di conquiste sociali e di benessere rispetto alle altre nazioni europee è arrivato in ritardo rispetto a quei fenomeni, perché noi abbiamo dovuto accumulare un ritardo e superare questo ritardo accollandoci il costo pubblico, perché la pensione ai coltivatori diretti, che non avevano fondi di accumulazione, la riforma del servizio sanitario nazionale, quando noi avevamo le famose mutue, punti di privilegio, cioè i più ricchi si curavano, i più poveri dovevano risparmiare a danno del loro benessere per la vecchiaia e tutte quelle forme arcaiche di sussistenza che abbiamo conosciuto nel passaggio dal mondo contadino alla rivoluzione industriale, per quello che ci riguardava. Ma non solo questo, l'espansione della scuola, quindi portare ceti che non erano acculturati a essere alfabetizzati. Quindi noi siamo arrivati a una situazione per la quale abbiamo una maggiore difficoltà rispetto agli altri. Questo non significa che il debito pubblico non dipende anche da strozzature, che non dipende anche da condizioni di privilegio di qualche gruppo, che non dipende da sprechi, anche quello c'è, ma al fondo c'è un recupero rispetto allo standard medio sociale dell'Europa che abbiamo dovuto ovviamente pubblicizzare. Questo che cosa c'entra con la situazione attuale? Questo c'entra con la situazione attuale perché naturalmente
la risposta che è venuta, che il mercato avrebbe potuto regolamentare i conflitti sociali e ridistribuire il reddito, è stata una risposta assolutamente negativa. Professor Vacca l'ha spiegato, e ha spiegato pure la storia perché si è sviluppata in questi termini. Ed allora il problema del rapporto Stato-mercato, della società e il mercato, ovviamente va impostato nei termini, e qui c'è da fare una scelta, c'è da fare una scelta. Noi dando una scelta grossa l'abbiamo fatta quando abbiamo tirato la cinghia per entrare nella moneta unica europea, che ci ha messo al riparo da forti speculazioni monetarie che ci avrebbero indebolito e portato al livello o di paesi magrebini o di economia tipo argentina. Quindi noi abbiamo fatto questo sforzo e ci siamo messi al riparo da questo ombrello. Ma poi, naturalmente, la nostra linea è stata quella di cominciare a contestare questo processo di europeizzazione del nostro paese, con i governi del centrodestra che non hanno gradito che invece questo processo di europeizzazione si rafforzasse e si passasse poi da forme di organizzazione solo monetaria ed economica anche a livello di organizzazione politica, perché i processi vanno ovviamente organizzati con le regole, perché la risposta al neoliberismo, che il mercato regola da sé i conflitti e organizza la società, e organizza la società perché redistribuisce nella società i giusti compensi, abbiamo visto che è fallito. E quindi per poter regolamentare questo c'è bisogno delle regole. E queste regole che il professor Vacca ci ricordava con la necessità di affrontare una nuova Bretton Woods, eccetera, a livello di partecipazione più ampia di forze rispetto a come si è determinato nel passato l'aggregazione di capitale, e che quindi influenzava naturalmente la politica da questo punto di vista e conquistava la politica, perché si facessero scelte di sostegno a determinati orientamenti anziché ad altri. Ecco, noi dobbiamo sviluppare ovviamente un discorso che noi nell'Europa possiamo essere una parte del mondo, e mi fermo a questo che ci riguarda più da vicino, perché il discorso ovviamente andrebbe anche a aree geopolitiche più ampie, però il problema nostro è quello di dare delle risposte adesso all'interno dell'Unione Europea. Ebbene, il discorso delle regole oggi viene strumentalizzato, nel senso che mentre i socialdemocratici in Europa sostengono che il mercato non può essere il regolatore assoluto per la distribuzione del reddito e quindi per garantire quindi anche la pace, perché poi giustamente i conflitti o si risolvono con le regole o c'è l'ultima possibilità che sono le guerre, perché se non funzionano le regole ovviamente lo scontro, il conflitto è tale che porta ovviamente a regolarlo con la guerra, con la sopraffazione. Ed allora nel momento in cui noi sosteniamo queste posizioni c'è un'altra linea che si dice che le regole si servono, ma servono semplicemente per favorire in questo momento la soluzione della crisi e quindi poi tornare ovviamente al mercato sregolato, il quale pensa ovviamente di risolvere la crisi. Lutwak quella sera, in quella riunione sulla globalizzazione che si è tenuta all'amministrazione provinciale, questa è la tesi che ha sostenuto. Ha detto: adesso lo sappiamo tutti che i governi debbono intervenire, che lo Stato deve assolutamente mettere a disposizione del sistema finanziario, del sistema bancario nazionale, le risorse e governare. Ma una volta che si è ristabilito l'equilibrio, lo Stato deve ritornare
perché è il mercato che deve produrre e il mercato che deve portare ricchezza. Allora qui il discorso è che mentre noi assistiamo in Europa invece a una realtà, attenzione, il primo governo che ha affrontato il problema, e qui anche con una visione mondiale, è stato il governo inglese, perché Gordon Brown è stato il primo ad intervenire massicciamente su questo problema, portando lo Stato ad intervenire nella situazione di crisi e quindi cercando di dare le prime risposte. Poi quella risposta lì si è spostata all'Europa e l'ha accettata la Comunità Economica Europea nell'incontro che c'è stato, e quindi le varie nazioni europee hanno accettato questo discorso dell'intervento sul mercato da parte dello Stato. Poi addirittura questo discorso è passato negli Stati Uniti, perché pure l'America ha accettato di fare questo tipo di intervento. Adesso siamo in campo aperto, e chiudo, adesso siamo in campo aperto, navighiamo come si, a vista. La risposta non ce l'abbiamo noi, probabilmente, perché non la si vede ancora, la risposta non viene da altre parti. Ed è giusto che la nuova Betrongu è quella di primavera, quando ci saranno le nuove realtà mondiali a discutere come insieme va naturalmente affrontato il problema della organizzazione mondiale e quindi dell'equilibrio anche dei rapporti monetari internazionali. Grazie. Grazie Angelo. Prego. Prendiamo i 10 minuti, sì, sì, no, no, quando... assolutamente, sì. Brevemente. E volevo dire, prendendo atto del fatto che negli ultimi 15 anni complessivamente la sinistra non ha analizzato l'evoluzione di questo capitalismo e i suoi effetti, no? non ha fatto un'analisi approfondita un po' di questa negli ultimi 15 anni. E l'accettazione un po' da tutta la parte, da parte dello schieramento, quasi tutta la sinistra, di questo discorso che il liberismo sarebbe stato un po' il regolatore dei processi anche sociali. Voglio dire, io la vedo, cioè non la vedo nera dal punto di vista economico, nel senso che da questo punto di vista si troveranno le soluzioni, no? La vedo nera però dal punto di vista politico, nel senso che non viene fuori da questa situazione di crisi una proposta di un nuovo ordine politico, di affrontare le cose politicamente in un'altra maniera. Cioè, adesso non sto lì a, in generale, sintetizzo con parole anche forse inadeguate, però mi sembra che si prepari di fronte a noi una grande crisi di civiltà. Cioè, nel senso che noi sì, troveranno le soluzioni dal punto di vista economico, però grandi strati sociali pagheranno duramente questa situazione, e contemporaneamente non viene fuori da questa situazione una proposta di nuova organizzazione politica. Faccio un esempio magari anche banale, riconducendomi alle situazioni. Nel momento in cui si accetta di privatizzare, per esempio, io sono uno di quelli che naturalmente non è d'accordo sulla privatizzazione di alcuni beni comuni, di privatizzare ad esempio l'acqua, no? Di privatizzare la gestione dell'acqua, eccetera, si rompe un controllo e un rapporto democratico all'interno di una comunità. Ma questa cosa non viene analizzata da nessuno, e questa cosa genera alla fine praticamente un atteggiamento, un modo di comportamenti individuali nel piccolo, perché noi stiamo parlando, ma poi nel piccolo, di risoluzione delle problematiche a livello individuale, quindi rispondendo in maniera concreta
all'esigenza del mercato che è quella di isolarci individualmente. Grazie. Grazie. Cesare con la Francesca. Una domanda più veloce, il professor Vacca è sempre chiarissimo naturalmente. Allora, ha detto che la globalizzazione è un fenomeno economico, soprattutto frutto di politiche mirate. Si potrebbe anche allargare il discorso dicendo che queste multinazionali o transnazionali create dalla politica hanno poi autonomamente influenzato la politica. Faccio solamente due esempi. Il triangolo del Caspio, la questione del petrolio, delle fonti di approvvigionamento energetico. Le società transnazionali che vanno a decidere le politiche relative alle questioni medio orientali, insomma, che tutto conosciamo, come parte in causa diretta, è solo un esempio. Lei diceva che l'inserimento nella produzione industriale delle tecnologie, il microchip, prese da un'economia di guerra. Le economie di guerra, comprendenti la ricerca, l'applicazione dell'atomo, lo scudo spaziale e tutte le economie di guerra, quanto influenzano le politiche internazionali? In questo modo la globalizzazione non può avere anche essere frutto, diciamo, di se stessa, cioè di un liberismo economico, di un mercato che va per conto proprio e che invece di essere governata dalla politica, governa la politica. E la tecnologia, quanto autonomamente il mercato tecnologico in genere influenza questa globalizzazione e sfugge ad una cosiddetta oggi governabilità o governance, insomma, no, appunto, di questi fenomeni globali. Grazie Cesare. Danilo Colorardi. Io una breve puntualizzazione riguardo alcune considerazioni che sono state fatte qui. Diceva Angelo, se non sbaglio, che il grande debito pubblico si è avuto perché dovevano essere fatte tante cose di cui questo paese non era attrezzato, non aveva. Le cose non stanno, secondo me, completamente così. In parte è stato così. Perché in effetti, fino alla fine degli anni 70, il debito pubblico nazionale arrivò a toccare il 60% della produzione del PIL, circa. Perché appunto erano state fatte tutte queste cose che dovevano essere fatte. Il dramma di questo paese è avvenuto dopo gli anni 70. Io non voglio toccare gli aspetti internazionali. Quando il debito pubblico passò nel giro di qualche anno, di un quinquennio o poco più, dal 60% al 120% del debito pubblico, senza fare nulla di grandi riforme sociali e politiche del paese. La cosiddetta finanza allegra, non per responsabilità di qualche, soltanto di uno di chi sta al governo, no, la responsabilità complessivamente del paese, perché ha fatto comodo un po' a tutti questo tipo di finanza e di governo del nostro paese. Per cui la politica si riduceva alla gestione di questo debito del nostro paese. Questo ce lo stiamo trascinando dietro e probabilmente ce lo porteremo dietro chissà per quanti anni ancora, come vera e grande palla al piede di questo paese. Vedo palla al piede di questo paese. Tanto è vero, se ricorderete, alla fine di quegli anni ci si apprestava già di quel ciclo a non entrare nella comunità economica, a non entrare più, perché c'erano i limiti imposti da Maastricht e non eravamo in grado di poterlo, di farlo. E qualcuno aveva già pensato, ma vi ricordate quando si cominciò a pensare alla rivalutazione della lira? Qualcuno qualche giorno, adesso non voglio fare nome, caso di dire, è il solito,
è il solito con le parti. Qualcuno cominciò a pensare a portare a fare una lira, non più, a portare una lira a 2000 lire, ve lo ricordate? Perché si stava già ci si stava già organizzando a non entrare nell'Unione Europea, perché non eravamo in grado di sostenere i grandissimi sacrifici che avremmo dovuto fare per rispettare i limiti imposti da Maastricht. Poi c'è stato quella grande svolta, quel grande coraggio che con Ciampi e con altri, che ho Prodi, che hanno invece si sono messi il fardello sulle spalle e hanno portato il nostro paese dentro l'Unione Europea, per fortuna, perché altrimenti veramente questo paese sarebbe andato a me. Grazie. Grazie Danilo. Ci sono altri interventi? No, più che interventi. Pietro D'Agostino. Una domanda. In tutta la relazione del professor Vacca, bellissima, documentatissima, attenta, precisa, eccetera, io non ho sentito mai la parola ONU. È stata una svista? O effettivamente questo ONU, con tutte nelle sue varie articolazioni e istituzioni, come mai non è intervenuta, se non sappiamo quando, nei conflitti soltanto locali, alcune volte non è manco intervenuta per ragioni, diciamo, proprio intrinseche all'organizzazione stessa. Ma dal punto di vista economico, io chiedo, ma non ha potere, non è capace di intervenire, è paralizzata, non esiste? Ecco, questo volevo sapere. Grazie. Grazie Pietro. Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, possiamo passare la parola a Giuseppe Vacca per la replica. Grazie. È un poco difficile per me ragionare con una categoria come la sinistra. No, no, lo dico. Lo non dico... sei ambientato bene. No. Gli ultimi 15 anni la sinistra ha capito, non ha capito. No, non può intervenire. No, no, è il solito coniglio. Si chiama coniglio. Noi adesso diciamo tutti la sinistra, perché c'è la Seconda Repubblica, c'è una legge elettorale che aiuta i segretari dei partiti a tenersi reciprocamente in piedi, perché questo è il significato di questa legge elettorale. Il principale supporto di chi governa è il leader dell'opposizione, il principale supporto del leader dell'opposizione è il leader di governo, perché questa è una conseguenza del sistema. Con in più un carniere delle spoglie, mica da poco, perché per un segretario politico poter decidere lui buona parte dei suoi gruppi parlamentari non è cosa da poco, senza passare per il vaglio degli elettori. Ma adesso, tornando a cose un po' più di medio periodo, gli ultimi 15 anni, perché gli ultimi 15 anni? Che si intende per la sinistra? Io sono un dirigente del PD, perché spero, che è l'unica cosa, idea nuova che si è immessa in circolazione, sta ancora lì sospesa per l'aria, ma penso che prima o poi su quello si potrà lavorare. Però io sono un vecchio comunista italiano, togliattiano e perciò gramsciano, questa è la mia identità. Quindi di che devo parlare? Se il PC aveva capito o no, ma siamo a prima di 15 anni fa. E in particolare non ci capiva molto. In particolare la crisi degli anni 70. Della cosiddetta crisi degli anni 70, ma nemmeno prima, perché
i meriti politici sono stati straordinari, ma la capacità di leggere esattamente cos'è il capitalismo democratico è cosa che riguardava piuttosto le socialdemocrazie. Le socialdemocrazie l'avevano questa cosa. Anche se limitatamente ad un'esperienza fondamentalmente europea e senza essere riusciti mai, tranne momenti felici di eccezione, a pensare veramente oltre la dimensione nazionale. E sostanzialmente la breve stagione di Willy Brandt, Olof Palme e Bruno Kreisky. Perché se la socialdemocrazia fosse riuscita a fare veramente, la socialdemocrazia europea, il passo verso la dimensione sovranazionale, la soggettività politica, il 98 avremmo fatto altro. Allora, fatta questa premessa metodologica, che mi serve ad evitare di impancarmi in un discorso analitico di che cosa non capisce e non ha capito la sinistra, che poi è anche interessante, ma è meno interessante del fatto di capire comunque, e poi chi è capace di risolvere i problemi li risolve. Naturalmente non è che io potrò andare mai con Tremonti, però se risolve i problemi io dico bene. Mi piacerebbe poter discutere della politica economica che sta facendo, ma non è Tremonti che ce lo impedisce, è la nostra incapacità di farlo. Mi piacerebbe discutere delle riforme della Gelmini, ma non è la Gelmini che ce lo impedisce, è la nostra mancanza di proposta. Allora, sono d'accordo, io penso che la strada che si è imboccata, finalmente, proprio perché questa crisi non è scoppiata, come si dice, nell'agosto del 2007, è venuta poi improvvisamente a lievitare nel 2008. C'ha più o meno le date e i momenti e i percorsi che ho, seppure molto schematicamente, ricordato nell'introduzione, non c'è dubbio, anche questa, sebbene sia la crisi più ampia, più profonda, guardate che dalla crisi del 29 si uscì passando la seconda guerra mondiale, naturalmente questo per fortuna non c'è più, perché sebbene il New Deal era la base di quello che poi sarebbe stato il mondo sviluppato e democratico dopo la seconda guerra mondiale, ancora fino al 1941, alla vigilia dell'ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America, l'economia americana non era ripartita, e ripartì con l'economia di guerra. Per fortuna adesso non è così, però è vero anche che dovevano fare tutto da soli, perché dall'altra parte c'era in Europa il dominio nazifascista e l'isolazionismo sovietico. Adesso non è così. Noi, come sempre, prima di renderci conto del significato degli eventi che viviamo, ce ne vuole. Noi stiamo vivendo, personalmente, dal punto di vista intellettuale, e la mia vecchiaia è la stagione più felice della mia vita, perché sono 20 anni che si assiste a grandi mutamenti di lunghissima durata, che è possibile anche in una certa misura leggere in tempo reale. Naturalmente è un lavoro che più o meno si deve fare ognuno per sé, non ci sono grandi agenzie collettive che ti aiutano, certo magari ti aiutano a orientarti bene di volta in volta, ma allora sono d'accordo che pur avendo questa dimensione la crisi, che è sicuramente così diversa, se non altro che riguarda simultaneamente veramente tutta l'economia nelle sue differenze, come tutte le crisi economiche si risolve. Le crisi cicliche sono l'andamento fisiologico dello sviluppo capitalistico, e questo è quello che ci ha insegnato Carlo Marx, non che si doveva aspettare la crisi catastrofica. A chi l'ha voluto leggere? Non è obbligatorio.
dico ci perché mi dava importanza, l'ho letto. Sul piano politico e sociale chi paga? Allora, innanzitutto, quando io ho detto che le crisi economiche sono crisi cicliche e come tali sono la fisiologia del capitalismo, possono essere anche un ciclo pluridecennale. La storia del capitalismo comincia nel 1400. Del capitalismo di cui parliamo nel 1800. L'andamento nel tempo dei cicli è molto vario, come scrive anche Paulson oggi. Fenomeni che non ci aspettavamo, adesso vediamo se i rimedi che abbiamo, leggetelo perché è una cosa seria. L'editoriale che lui ha scritto per il New York Times è pubblicato in italiano, Paulson è il ministro del tesoro americano, su Repubblica di oggi. Di tanto in tanto c'è qualche articolo interessante anche su Repubblica. E, bisogna andarsene a pigliare, uno da un giornale o dall'altro, perché questo è lo stato della stampa in Italia. Mi sei accorto pure tardi, pure tu però. Io me ne sono accorto più di 30 anni fa. E tu sei più vecchio di me. È una fortuna! È una fortuna mia! Perché ogni giorno è guadagnato, è la vita che continua. Me l'ho accorto già prima. E io ci ho messo più tempo. Come sei un profeta. Allora, naturalmente si risolvono in un modo o in un altro secondo chi li risolve. Allora, in primo luogo è un grande fatto che bene o male al tavolo si siedono in 20. Le asimmetrie non sono da poco, voi lo vedete subito nel come ha reagito la Germania della Merkel alla proposta di Sarkozy, che non era solo di Sarkozy, era anche dell'Italia, di andare più avanti sulla linea tracciata da Brown, le filosofie diverse sugli aiuti, sulle agenzie internazionali da creare, gli Stati Uniti d'America che almeno per ora però non intendono vincolare le banche come nel modello europeo a sviluppare la funzione di sostegno alla produzione oltre che al risanamento della finanza. Però la prima garanzia sta nel fatto che 20, e quanto più sono diseguali tanto più sarà difficile trovare l'accordo, ma se trova l'accordo non c'è altro da fare. 20 governati da forze diverse. Allora, per non farla troppo lunga, prima dicevo dipende da chi la risolve. Se io guardo alla dimensione europea e penso alle elezioni europee dell'anno 21, mi è chiaro quale sarà il programma del PPE, non mi è chiaro cosa sia il programma del PSE. Il programma del PPE sostanzialmente è quello che si può leggere nei discorsi del Pontefice, che forse è il più grande papa politico del Novecento, dal 2000, ma insomma io voglio dire del Novecento, e anche nell'ultimo capitolo del libro di Tremonti. Lì c'è un grande disegno. PSE non si capisce ancora che cosa vuole. Sì, vuole difendere il welfare. È cosa nobilissima, non è una risposta politica. C'è da vedere che tipo di governi verranno fuori, perché la Francia è un paese che per ragioni storiche può avere, come ha in questa fase, per come è fatto il rapporto tra Stato e mercato, tra politica ed economia, può essere capofila di una, non da sola, di un altro ciclo del processo di integrazione europea. Chiunque governi, anche se di solito tranne Mitterrand, queste cose le ha fatte la destra in Francia. Per l'Italia non è la stessa cosa. Però noi non abbiamo più la situazione del 94 che qualcuno ha ricordato,
e del 95, del 96, e cioè in una situazione in cui la destra era contro l'euro e contro l'Europa, e meno male che noi ce l'abbiamo fatta a fare l'euro. Noi abbiamo adesso due ipotesi diverse d'Europa, tra la destra e la sinistra. E quella della destra è più chiara, non ho detto che è migliore. È chiara, perché lì c'è, ci sono i punti di chi si propone di prendere la guida di una nuova fase di integrazione politica dell'Europa. E allora, per venire al caso concreto, come verranno regolati i beni pubblici? Dipenderà da questo. E io penso però che quanto più si internazionalizza in maniera concertativa la decisione politica e l'elaborazione di nuove regole, noi non possiamo nemmeno immaginare che cos'è che può venire fuori. Perché noi ragioniamo, poi ci tornerò quando risponderò alla domanda sull'ONU, noi ragioniamo sull'esperienza della sovranazionalità che è scaturita dalla Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite, la Dichiarazione dei diritti. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, eccetera, eccetera. Che istituzioni verranno fuori? Come si fa a prevederlo? Questo poi scaturisce dal processo decisionale. E quindi, però, quanto più è questa la dimensione, cioè il recupero del primato del generale, non del generale De Gaulle, dell'interesse generale, addirittura globale, tanto più è possibile che non ci sia la necessità di fare di un bene collettivo un bene commerciale nel senso più volgare della parola. Il che non ha nulla a che fare con come poi si può organizzare, per esempio, la gestione dell'acquedotto pugliese. Si può organizzare in vari modi, però una cosa è se si organizza sul presupposto che l'acqua, come l'aria, la terra e il fuoco, è un bene inalienabile, perché è un bene collettivo, un'altra cosa è va bene. Venendo a Cola Francesco. Io ho fatto un ragionamento proprio volutamente forzato per dire che, siccome noi sono 20 anni che ce la meniamo col fatto, ormai, ma anche negli editorialisti di sinistra più sofisticati, ormai è l'economia che domina sulla politica, ma quando mai? Perché politica ed economia sono due concetti che ci servono a guardare una realtà unica da diversi punti di vista, non sono separabili. Sono distinzioni, avrebbe detto Gramsci, metodiche, non organiche. Però, appunto, questo vuol dire che certamente senza quell'apertura alla delocalizzazione delle grandi multinazionali americane nel mercato dell'estremo oriente, prodotta da un mutamento di rapporto fra gli Stati Uniti e la Cina da Nixon e Kissinger nel 71, è stata decisiva per favorire un certo tipo di ulteriore sviluppo dell'internazionalizzazione dei capitali e dell'economia e per creare un certo tipo di mercati di sbocco ai prodotti industriali, commerciali, finanziari dell'establishment americano, ma è ovvio che a sua volta Kissinger e Nixon erano espressione di certi pezzi del potere economico, naturalmente purché non intendiamo questa espressione in termini meccanico. Abbiamo visto tutti la campagna elettorale fra Obama e McCain. Man mano che Obama diventava il più credibile come vincitore, ha raccolto una quantità di soldi infinita, al di là della straordinaria mobilitazione. E chi gli dà i soldi? Gli dà perché gli piace, perché è abbronzato, non credo. Gli dà perché dopo c'ha facciamo il caso dell'Italia. I meno giovani di voi ricordano sicuramente che un tempo si diceva ciò che fa bene alla Fiat fa bene all'Italia, no?
è che non c'era governo che potesse prescindere dall'opinione dell'avvocato Agnelli. Non c'era forza politica a cominciare, sì, forse persino a cominciare dal PC in una certa fase. No, no, era solo per essere corretto sulla televisazione. In una certa fase. No, no, ma era una cosa importante, una cosa seria. Oggi è difficile individuare, perché se, rispetto a quello che è l'economia, o almeno una parte del terziario italiano, noi dovremmo dire ciò che fa bene a Fininvest fa bene all'Italia. Però si dà il caso che Fininvest... Ah no, non vuoi accettare provocazione, non vuoi essere stimolato a pensare. No, e non lo possiamo dire, perché lì c'è il massimo del casino, perché c'è il massimo del conflitto di interessi. Però, per dire, anche allora non era solo la Malfa che concertava la sua politica con Gianni Agnelli, noi ne tenevamo conto, noi PC ci tenevamo rapporti. La DC ad un certo momento ha eletto il fratello di Gianni Agnelli nel Senato, quando ha avuto la necessità di evidenziare un rapporto più solido, più saldo con il perno della economia laica massonica e anticlericale. Il più grande stabilimento del Mezzogiorno, nella nostra provincia. La sorella. E come no? Non solo, l'ha fatta anche bene. Grazie a lei abbiamo dato la cittadinanza italiana a Renata Gramsci, a Giuliano Gramsci e a Antonio Gramsci. Allora, va bene, credo di aver risposto sulla prima questione. Politica ed economia stanno sempre insieme. È ovvio che l'una influenza l'altra, però poi c'è un processo decisionale del quale nelle democrazie, per quanto attutite, oligarchiche, elitarie, si deve rispondere in qualche modo all'opinione pubblica, che per quanto manipolabile, tu appunto puoi manipolare, ma poi si va a sbattere e non si può manipolare più oltre, si deve ripartire facendo il punto. Altra questione, globalizzazione e tecnologia, è ovvio. Il processo di globalizzazione in senso storico determinato, come è noto, ha un atto di nascita che è il 1492, la scoperta dell'America, da quando si può cominciare a pensare il mondo come un'unità empiricamente una. Così comincia. Naturalmente fu una grande fregatura per noi, perché spostò l'asse dei commerci internazionali dal Mediterraneo all'Atlantico. Vabbè. Ma scherzi a parte, non è che noi avremmo potuto avere un così intenso sviluppo dei processi di interdipendenza, di integrazione economica, culturale, eccetera, come li abbiamo visti dopo la Seconda Guerra Mondiale, senza un enorme sviluppo e mutamento continuo delle tecnologie, innanzitutto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se voi andate a prendere gli allegati degli accordi di Bretton Woods, lì il punto di maggiore interesse strategico per gli Stati Uniti, che venne difeso strenuamente, si chiama, data la doppia regolazione, libero mercato, sono tutte espressioni ideologiche a livello globale, mondiale, e mercato regolato a livello nazionale, però essendoci la moneta convertibile e poi i cambi fissi, non era vero né l'una né l'altra, c'era una asimmetrica regolazione. Se andate a prendere i codicilli, quello su cui tennero fermo fino alla fine, e noi ne sappiamo qualcosa in Italia, adesso farò gli esempi che credo possono essere all'attenzione di tutti, si chiamava la regola del free flow of information. Un mercato deve rimanere libero e affidato agli spiriti animali dell'economia capitalistica, quello della informazione.
che vuol dire le agenzie che producono informazioni, cioè che decidono che cosa fa notizia o non fa notizia, l'industria cinematografica, l'industria editoriale, l'industria pubblicitaria. Questo era il free flow of information. Su questo si è sviluppata una straordinaria accelerazione dei mutamenti tecnologici, per cui, dico poi una banalità, non è possibile pensare questo sistema finanziario globalizzato, più o meno sregolato, più o meno asimmetrico, più o meno incasinato, senza la rivoluzione del computer e di internet. È ovvio. Così come, per non dimenticare l'esempio che vi avevo promesso, quando facevi il trattato di pace, c'è scritto nelle condizioni del trattato di pace, non ha agenzie economiche, non sono agenzie economiche dell'ONU, il Fondo Monetario o la Banca Mondiale, sono agenzie economiche sovranazionali regolate, soprattutto il Fondo Monetario, come è noto dallo splendido libro di Stiglitz, premio Nobel, dal Washington Consensus, cioè adesso sta cambiando, tanto che c'è arrivato persino un socialista a dirigere il Fondo Monetario, hanno tentato di Strauss-Kahn, hanno tentato di farlo fuori inventando uno scandalo sessuale. E sì. E lì vale. Eh? Lì vale. Dal discorso economico. Ebbene, ma noi siamo gente civile. No? E cioè fino a pochissimo tempo fa, diciamo, c'era il parere di chi rappresenta il tesoro americano che è quello che decide l'orientamento del Fondo Monetario. Banca Mondiale è un po' meglio, per cui tutti gli schemi di ristrutturazione dell'economia nazionale, ne ho letto uno per curiosità in Messico 20 anni fa, perché me lo fecero vedere amici economisti americani, è incredibile, è fatto con lo stampino. Dunque c'è un'economia nazionale da ristrutturare, si fanno le stesse cose. Il debito deve scendere a tanto, i tassi di interesse sono questi, il carico fiscale è questo, l'inflazione è questa. Come se... Un programma. Il programma. Un programma quello. Sì. In alcuni casi per la vita, nella maggior parte dei casi, bacit, come si dice nella mia lingua. Tuttavia, anche all'ONU ha fatto bene la globalizzazione, perché proprio negli anni in cui noi abbiamo subito il massimo assalto retorico sull'inutilità dell'ONU, noi abbiamo assistito de visu, se ce ne siamo resi conto, alla sua massima potenzialità di crescita, di influenza e di efficacia regolativa una volta venuta meno la guerra fredda e il bipolarismo. Perché fino a che c'erano in piedi due blocchi, il fatto che le Nazioni Unite fossero state costruite con un patto per il quale le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale avevano un diritto di veto, e sono le 5 potenze che siedono, e da un po' di tempo la Cina vera ha preso il posto che le aspettava nel Consiglio di Sicurezza. Però poi, stabilitosi il bipolarismo, le decisioni vere sugli equilibri internazionali, sulla pace e sulla guerra, le pigliavano le cosiddette due superpotenze, diciamo, più correttamente, le due maggiori potenze. L'ONU ratificava, e fino a che gli accordi fra i due principali, semplifico, ma erano sostanzialmente loro due, non erano definiti, l'ONU non ratificava, ma il Consiglio di Sicurezza era sostanzialmente salvaguardato dal punto di vista della coerenza con il tentativo di sviluppare la pace, gli equilibri, eccetera, ma anche come potere decisionale del tutto fasullo. Ma voi non avete assistito alla trasmissione televisiva in cui si vedeva il confronto fra Colin Powell e Ambaradei? Non ve la ricordate?
quando un funzionario delle Nazioni Unite fa impallidire il segretario di Stato della più grande potenza del mondo dicendo, stai dicendo il falso. Sulle armi di distruzione di massa. Certo. E badate che quello è stato il presupposto del progressivo avvitarsi nella crisi di consenso e poi nella crisi, della crisi politica interna dell'amministrazione Bush. E dice poco, sarà poco, ma c'è Dio, una tribuna che ha la legittimazione per mettere in scena una rappresentazione di questo tipo, che lì viene il segretario di Stato e dice noi abbiamo le prove che lì ci sono le armi di distruzione di massa, e quello gli dice io ho le prove che questo è falso e non è vero e ti sfido ad andarlo a verificare insieme, altro che se pesa l'uomo. Certo, questo non basta essere l'istituzione di un governo mondiale, ma quando parliamo di governo mondiale noi ce lo immaginiamo come qualcosa che si risolve in un'ONU, cioè in un unico luogo, in un'unica istituzione. No, dobbiamo ragionare con la fantasia creativa, seguendo il processo e vedendo quali sono le nuove istituzioni della sovranazionalità che siamo in grado di produrre, e forse su questa base anche se e come possiamo dare a questo organo di straordinaria, come si dice, caratura etico-politica che sono le Nazioni Unite, qualcosa di più. Come, proprio come anche efficacia e potere di intervento, non solo nelle forme delle missioni di peacekeeping che conosciamo, di peace enforcing che conosciamo, ma insomma lì la strada non è breve. Io ci tenevo a dire che, contrariamente a quello che ci siamo sentiti ripetere, dopo la fine della guerra fredda l'ONU conta molto di più, e ne abbiamo avuto una rappresentazione visiva, visibile nelle nostre case, sui nostri televisori vecchi, quelli della TV generalista. Grazie. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio ovviamente il professor Giuseppe Lacca. È dal 2003, da quando operiamo, che utilizziamo il suo contributo qualificato e, come avete visto, ma anche sempre impegnato. Lo ringraziamo in particolare e sicuramente lo utilizzeremo anche negli anni prossimi, nei tempi prossimi. Quindi per trovare il trucco, che è una l'istituto Gramsci, non posso venire, almeno da Lazio, non lo chiedo. Se non altro in visita ispettiva. Non sa come dire tutto, non dice niente. Ok.